Mister Stefano Tronconi, tante occasioni per il Figline nel corso di questa gara, soprattutto tra il primo, nel primo tempo, possiamo definire anche qualche azione sfortunata con un gol annullato su Vangi, un rigore tutto sommato messo in discussione. Sì, no, è stata una partita in cui il Figline si è presentato diverse volte in area di rigore, abbiamo creato diverse occasioni, ma non solo, abbiamo gestito anche bene la palla sia dalla linea difensiva, abbiamo trovato diverse imbucate dentro il campo, abbiamo espresso veramente un bel gioco. E questo ci ha portato a creare tantissime palle gol, dai gol oltre il gol annullato e oltre i due o tre rigori che probabilmente, da quanto mi dicono da fuori, potevano essere netti. Quindi, orgoglioso della prestazione dei ragazzi. Qualche rammarico da Rammarico sottolineare? quando crei così tanto e schiacci la squadra avversaria nei loro 40 metri per tutta la partita, il rammarico di non portare a casa 3 punti c'è, anche perché ce li meritavamo, e quindi il rammarico c'è. Un evento speciale, domenica 19 marzo, dove il Figline sarà ospite all'Artemio Franchi di Siena contro il Mazzola Valdarbia. Una partita purtroppo difficile, come tutte le altre. Sì, a questo punto. Intanto le partite sono tutte difficili perché ogni squadra lotta per un obiettivo, che sia playoff, sia campionato, che sia salvezza, e quindi abbiamo visto anche ieri la Zenit ha pareggiato la Chiantigiana, quindi sono tutte partite difficili. Bello che si gioca al Franchi di Siena e niente, andiamo avanti, come abbiamo sempre fatto. Emanuele Conti, portiere figlinese, allora oggi praticamente inoperoso per quasi tutta la partita, specialmente nel secondo tempo. Al 90esimo quel calcio d'angolo sarebbe stato una beffa clamorosa per la mole di gioco che ha fatto il Figline. Quindi ti chiediamo come hai visto la gara quest'oggi. Ma c'è poco da parlare perché alla fine abbiamo condotto noi la partita, abbiamo creato tanto e addirittura c'è qualche azione dubbia su mezzo rigore. E comunque non abbiamo niente da recriminarci, abbiamo fatto un'ottima partita e siamo stati bravi, alla fine anche un po' fortunati perché queste partite se non fa gol capita che all'ultimo, come è successo, hanno preso il palo. E che torniamo a casa davvero con l'amaro in bocca, però bisogna andare avanti, mancano queste partite, bisogna dare tutto ora. Sì, oggi ci sono stati diversi episodi, dubbi che magari le immagini ci faranno vedere domani quando le manderemo. Purtroppo sono cose nel calcio ci possono stare, ma pensiamo a domenica prossima che andremo a Siena a giocarcela con la Mazzola Valdarbia. Sì, questa partita ormai è un capitolo chiuso. Andiamo a Mazzola, da martedì ricominciamo ad allenarci, a preparare la partita per andare a Mazzola, a Siena, nel migliore dei modi. E ricordiamoci che siamo sempre primi e ora ormai è un campionato che bisogna lottarlo fino in fondo. E arrivato a questo punto non bisogna mollare di un centimetro. Esatto, tra l'altro hai detto bene, tu siamo primi con 7 punti di vantaggio ancora sulla seconda, quindi magari è più difficile rincorrere che. No, sicuramente, poi anche le altre non avranno partite facili, però noi oramai non possiamo guardare più quelle sotto di noi, bisogna pensare a noi stessi, fare partita dopo partita e cercare di portare a casa questa stagione che ce la stiamo meritando, dai. È un peccato buttare via tutto, ma dobbiamo lottare per portare a casa questo campionato.